Buonasera mister, un suo parere su questo inizio di sorteggio del campionato Venturo che è alle porte ad agosto. Mi sembra un inizio impegnativo. Nelle prime giornate incontriamo delle squadre importanti, Palermo, Roma, Napoli, e quindi dovremo arrivare preparati bene da subito. Inizio casalingo con Lecce, appunto, poi già un big match alla terza giornata con la Roma, la sesta col Napoli. Sì, è difficile, tutti gli anni si dice tanto, bisogna incontrarle tutte, quindi bisogna vedere. Però l'importante è che noi arriviamo nel modo giusto, abbiamo tutto il tempo per prepararci e iniziare subito il campionato nel modo migliore. Tornando al calcio giocato, oggi com'è andato l'allenamento? Come sta la squadra? Direi bene, dopo insomma, questa partita in Germania, adesso abbiamo recuperato diversi elementi, si è aggregato anche Motta oggi, un po' tutti, anche Santon, un po' tutti quelli che erano rimasti insomma, precauzionalmente a riposo, quindi direi che siamo abbastanza completo per le prossime due partite. A proposito di Thiago Motta, oggi ha dichiarato proprio ai nostri microfoni di essere ottimista per un suo rientro in campo a Dublino. Sì, quello che ci auguriamo tutti, domani facciamo un'ultima verifica, ma credo che insomma, abbiamo due partite in 24 ore, quindi in una penso che possa giocare. Due partite molto importanti per poi volare a Pechino per una sfida fondamentale per la nuova annata e è molto importante partire insomma col piede giusto. È una sfida importante, anche se viene giocata molto presto, insomma 6 agosto, non è una sfida che può condizionare la nostra preparazione, la nostra stagione, però sarebbe importante insomma iniziare bene, questo lo sappiamo tutti. Per concludere, due parole su Viviano, che è stato operato con successo pochi minuti fa e ha avuto purtroppo un brutto infortunio. Siamo rimasti tutti dispiaciuti, veramente un infortunio incredibile per come, anche per come è avvenuto e non possiamo fare altro che stare vicino al giocatore e cercare di recuperarlo meglio di prima se possibile. Grazie, mister. Grazie.